Ministro, riguardo agli asili nido ci sono novità da proposta? Una grande novità, un piano straordinario, il primo piano che mettiamo in campo con 4,6 miliardi per la costruzione di nuovi posti di asilo nido in tutto il paese per arrivare almeno al 50% della copertura della domanda, quindi raddoppiare i posti oggi esistenti, più già 700 milioni investiti in bandi per scuole di infanzia, asilo nido, centri funzionali a servizio delle famiglie. Investire nell'educazione della prima infanzia, come vuole fare il Family Act, è il primo passo per garantire pari opportunità per tutte le bambine e i bambini, ma anche per sostenere le famiglie e il lavoro femminile. Un investimento così importante vuol dire che c'è assolutamente bisogno di questa emergenza. C'è bisogno di nuovi investimenti in educazione a partire dai primi anni di vita, perché le pari opportunità nascono nei primi anni di vita. Oggi non è accettabile che un bambino, a seconda di dove possa nascere, abbia o meno più o meno opportunità nell'ambito educativo. L'altro tema altrettanto significativo è il supporto alle famiglie. Troppe donne lasciano il lavoro dopo la nascita del primo figlio perché non hanno di fatto supporti per poter essere aiutate nel compito genitoriale. Da un lato serve più parità tra le donne e gli uomini per i congedi parentali, ma dall'altro lato serve un grande investimento in infrastrutture educative. Il PNRR e questo governo daranno questa risposta.